quanti. È un piacere fare la seconda parte della predicazione che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Vi ricordate che abbiamo parlato di genealogie nella Bibbia, vero? Tutta quella serie lunga di nomi che avevamo detto che non erano molto emozionanti, ma che invece sono una parte importante, perché sono legate alla nascita di Gesù, ma sono legate anche al fatto che Dio sfrutta qualsiasi tipo di persona, basta che metta a disposizione il proprio cuore. E avevamo visto che moltissime delle persone i lati oscuri delle proprie vite, com'è la vita nell'ultimo anno, perché non c'è soltanto il bene in noi, c'è la capacità di fare il bene, ma c'è anche la capacità di fare il male. E avevamo visto anche che la genealogia è come una sorta di catena, vero? Dove ci sono anelli deboli, abbiamo anelli deboli che si staccano e anelli forti che rimangono e portano avanti la parola e l'opera del Signore. E avevamo visto anche che gli anelli più forti, quelli anelli comunque imperfetti, ma che erano i più forti, erano coloro che avevano una fede incrollabile in quello che erano le parole del Signore. Ci sono altri brani della Bibbia che portano delle lunghe genealogie, delle lunghe serie di nomi, e ce n'è uno in particolare in Ebrei al capitolo 11, dove non c'è una genealogia in base alla nascita di qualcuno, ma c'è una sorta di genealogia in base alla fede. Il brano si trova nel capitolo 11 della Bibbia, in Ebrei. Il contesto di questo libro, c'è da dire cos'era. Ebrei è una lettera scritta proprio a delle persone ebree che si erano convertite a Gesù da poco. Il giudaismo, la religione dei loro padri, era una religione lecita, il cristianesimo no. E sembra che molte di queste persone stessero considerando il fatto di ritornare indietro al giudaismo e di abbandonare il cristianesimo. Non sappiamo chi è l'autore, alcuni dicono che sia una lettera di Paolo, altri dicono che è una lettera di un discepolo di Paolo, ma questo poco importa. Ma ci spiega comunque l'autore, di cui non sappiamo il nome, ci spiega bene come erano questi credenti ebrei. E ci fa vedere nella lettera che erano delle persone incostanti. Prima erano su, il giorno dopo erano giù. Mancavano di perseveranza, mancavano di voglia di fare. Il loro animo si stava stancando, erano sempre più stanchi di fare quello che il Signore diceva. E non vedevano soprattutto Dio che operava nelle loro vite. Non vedevano la presenza di Dio nel mondo. Ti sei mai trovato? Ti sei mai trovata lì, nelle stesse condizioni? Ti sei mai scoperto o scoperta di essere sfiduciata o sfiduciata a non avere fiducia che Dio intervenga nella tua vita? È come se le tue preghiere stessero rimbalzando sul soffitto della tua stanza dove preghiere cadano giù senza avere nessun effetto. Il messaggio di cui abbiamo bisogno è lo stesso di quelli di cui abbiamo bisogno di preghiere. E spesso siamo così, spesso siamo sfiduciati, spesso sembra che le nostre preghiere rimbalzino sul tetto della stanza dove stiamo. Perché c'è bisogno di capire che non dobbiamo mollare, c'è bisogno di capire che dobbiamo proseguire e c'è bisogno di capire che dobbiamo attendere e attendere con fede. Ebrei è un brano abbastanza lungo, che però non può essere tagliato, perché è un concetto lunghissimo che colui che l'ha scritto porta dal versetto 1 al versetto 40. Per cui faremo qualche piccolo taglio qua e là per motivi di tempo, ma vi prego, quando andate a casa leggetelo tutto, anzi leggete tutto Ebrei. Ebrei è un libro stupendo, molto difficile, non è il libro con cui si incoraggia di iniziare la Bibbia, è perché è denso di concetti, ma è un libro stupendo. E questo capitolo 11 è al centro, anche se alla fine del libro è il centro del messaggio che
che lo scrittore di Ebrei vuole dare. Vediamo Ebrei insieme, lo leggiamo rapidamente. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Ora, la fede è impossibile. Ora, senza fede è impossibile piacere, sta parlando di Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erente la giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo dove gli era stato che gli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede anche Sara, benché sterile e fuori di età, ricevette la forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Abramo era persuaso che Dio era potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come una specie di resurrezione. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che era un bambino, era bello, e non ebbero paura dell'evento del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il suo popolo di Dio e godere per breve tempo e non godere per breve tempo dei piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede caddero le mura di Gerico dopo gli israeliti li ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Ci furono donne che diebbero per resurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una resurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spedocche e per le rocce della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Il brano è molto lungo, è bellissimo. Cercherò di stringerlo, di trarre alcuni brevi principi. Il primo principio è questo: la fede non è pensare, ma è fare. La fede non è pensare, la fede è fare. Che cos'è la fede? La fede è un sentimento? È un sentimento? È una serie di dottrine? È una cieca fiducia? Anche, ma non solo. Ma qui nel versetto 1 lo scrittore di Ebrei dà la definizione della fede. Fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Lo leggiamo nella versione di un'altra Bibbia, la TIC, che lo spiega in maniera un pochino più chiara, e dice così la TIC: la fede è un modo di possedere già cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono. Tramite la fede noi conosciamo cose che non siamo capaci di vedere con gli occhi. Detto in altre parole, la fede è un processo per mezzo del quale le cose invisibili diventano visibili. È un processo tramite cui qualche cosa che io non posso vedere
diventi improvvisamente visibile. Cos'è visibile? I nostri sentimenti o le nostre azioni? Giacomo era il fratello di Cristo e è molto pratico quando si dice la sua vita. E è molto pratico, lo dice molto chiaramente. Dice così Giacomo 2,18: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Molto pratico, dicendo: tu hai fede, mostrami quello che fai. Non puoi? Allora io ti faccio vedere quello che per fede faccio. Quello che ho fatto è un'azione, è un gesto. Ebrei 11 è forse il capitolo della Bibbia più applicativo, dove c'è più azione, dove c'è più azione. È come se chi ha scritto Ebrei dicesse questo: tutte le persone che ti dirò da ora in avanti non hanno parlato di fede, ma hanno agito per fede. Anche quando Dio sembrava essere lontano, anche quando sembrava assurdo, anche quando la loro vita stava per finire, ma hanno agito. Hanno agito. Noè ha continuato a inchiodare tavole, in un deserto, per decine di anni. Abramo ha abbandonato la comodità di Ur e la sicurezza di vivere in una città ricca e opulenta per andare in un posto che non conosceva neppure. Quando è partito gli ha detto: Signore, va dove? Poi te lo dico. Tu va, comincia, agisci. Perfetto. Rahab, la prostituta, ha accolto in casa le spie senza sapere perché. Abele offriva i suoi agnelli migliori al Signore. Giacobbe si sforzava di stare in piedi pur di adorare in piedi il Signore. Azioni, avere fede è fare, non pensare. Qualcuno ha detto che esistono 5 Vangeli. No, non sto parlando dei Vangeli apocrifi, ma sto parlando di questi Vangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e te. Il tuo nome, le tue azioni scriveranno un Vangelo che nessun altro può scrivere se non te, e tu sei quello che è chiamato a fare quelle azioni, perché il Signore chiamerà te a dimostrare la fede tramite le tue azioni per portare frutto al Signore. Se tu fai e non ti limiti soltanto a pensare al Vangelo, quel Vangelo va fatto, ha scritto, soltanto tu puoi scrivere quel Vangelo. Seconda principio che vorrei condividere con voi di questo brano: la fede è credere in ciò che Dio rivela, non ciò che io vedo. La fede è credere in ciò che Dio ci rivela, non quello che io credo. La realtà vera, quella vera, quella reale, è ciò che Dio dice, è ciò che Dio dice tramite la sua parola, non ciò che io vedo tramite i miei occhi. Siamo abituati a pensare alla realtà del mondo intorno a noi, mentre spesso soltanto vediamo l'ombra del mondo. Non c'è molta luce oggi, ma vedete che io emano un pochino di ombra. Il vero Marco qual è? È l'ombra sul muro o sono io? Noi è come se vedessimo in questa terra l'ombra sul muro. Vediamo l'ombra. Qualche anno fa, scusate, c'è un brano di Paolo, mi dai la prossima slide. Paolo la mette in questi termini, prima Corinzi 13 al versetto 12. Dice così: certo, la nostra vista è ancora confusa, come se guardassimo uno specchio appannato, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Ora tutto quello che sappiamo è incompleto, ma allora sì che hanno la vera conoscenza, proprio come il Signore conosce. Quando Paolo parlava di specchio, noi ci immaginiamo lo specchio come è adesso, vero? Uno specchio che riflette perfettamente negli stessi. Gli specchi dell'epoca non erano così.
Gli specchi dell'epoca erano null'altro che un pezzo di metallo, normalmente chi aveva soldi era argento, chi aveva un pochino meno era rame, che veniva lucidato il più possibile per renderlo riflettente, ma non restituiva la stessa immagine. Paolo non si è mai specchiato, non ha mai visto realmente come era il suo volto, l'ha visto sempre tramite uno specchio opaco. E questo è il concetto che dice. Paolo ci dice, quello che vedi, lo vedi come uno specchio che per quanto può essere affilato, assottigliato, lucidato, non sarà mai la realtà. Qualche anno fa uscì in prima sulla BBC e poi ho fatto un film in America sulla vita di C.S. Lewis, la vita dello scrittore delle cronache di Narnia, che si intitolava Shadowlands, che significa la terra delle ombre. E era la storia d'amore di C.S. Lewis con sua moglie, che sarebbe morta prematuramente. E il film terminava con un'affermazione di C.S. Lewis che diceva così: la terra dove noi viviamo, questa non è null'altro che il paese delle ombre, la vera vita. Dobbiamo cominciare. Questa è la terra delle ombre, la vera vita, quella che noi viviamo adesso, è soltanto un'ombra di quello che sarà la vita con Cristo. Tutto ciò che noi vediamo, tutto, ma non è che voi che vedete me, voi non vedete me, io non sono l'originale Marco. L'originale Marco sta nella bocca di Dio, sta assieme a Dio. Noi vediamo l'ombra, l'originale risiede presso Dio, l'originale è la parola di Dio, quella che ha formato tutto. Dio sovente rivela le sue qualche cosa di questa realtà a chi davvero ha fede, ma la rivela, si chiama rivelazione appunto, è un pezzettino di originale che Dio svela. A Noè fu rivelata l'avventura la venuta del diluvio, gli fu rivelato, mentre il mondo delle ombre attorno a Noè diceva una cosa radicalmente differente per bocca di chi passava sotto l'arca. Che fai, Noè? Non piove, sei matto, siamo nel deserto, hai fatto una barca in mezzo al deserto, sei scemo. Chi ti credi di essere? Ad Abramo viene rivelato che lo attende una terra promessa e una stirpe infinita come le stelle nel cielo. Il mondo delle ombre intorno ad Abramo gli diceva: ma come? Vai via da Ur? Non hai nessuna garanzia. Chi ti dice che qua, là sarà meglio di qua? Le cose che funzionano non si aggiustano, la tua vita è giusta qua. Non sai nemmeno dove stai andando. Questo diceva il mondo delle ombre. A Giosuè viene rivelato che Gerico cadrà in sue mani. Il mondo delle ombre attorno a Giosuè, che erano nelle voci delle persone che stavano dentro Gerico, dice una cosa radicalmente differente. Guardate le nostre mura, sono mura ciclopiche, tra l'altro sono state trovate, ma realmente ciclopiche, no? Siete dei pezzenti, ma che cosa pensate di fare? Ora, come mi dimostrate scientificamente l'idea che girando 7 volte intorno alle nostre mura e suonando le trombette queste cadranno? Siete dei pazzi, non entrerete. Qual è il tuo rapporto personale col mondo delle ombre? Con la realtà che credi di vedere e capire? Tu credi di vedere e capire la realtà mentre stai vedendo e guardando un mondo di ombre? La tua vita di fede si basa sull'ascolto della verità di Dio, perché è quella che devi guardare, la verità di Dio, e la trovi nella parola di Dio e nel tuo rapporto con Dio. Quanti oggi devono di avere fede? Ah, io ho tanta fede,
Ma leggi la Bibbia, no? Come fai ad avere fede se non leggi la parola di Dio? Io ho tanta fede, ma preghi Dio, no? Come fai ad avere fede e vedere il mondo della realtà piuttosto che quello delle ombre se non hai un rapporto con Dio? Quanti pregano con tanta fede? Io prego con tanta fede, ma pregano le cose sbagliate, non quelle che vuole il Signore. Pregano cose che non sono nella volontà di Dio, quando il Signore ha chiaramente detto no, Marco, non è quello per te. E io continuo a pregarci sopra e sto inseguendo il mondo delle ombre. Quanti sentono di avere una fede debole? Ah, ma io ho poca fede, ma non si curano di nutrirla tramite la lettura della Bibbia e la lettura e il rapporto in preghiera per ascoltare la voce di Dio. Terzo principio che voglio trarre con voi: la fede non ha una logica umana. La fede non ha una logica umana. Non è che possiamo mettere la fede nel nostro box di logica umana. La fede a volte manda la mente completamente in Dio. Non capiamo. Non capiamo. Pensate ad Abramo. Dio gli rivela che c'è un posto per lui, che è una terra promessa, che avrà una discendenza grande come le stelle nel cielo. Gli dice: guarda le stelle nel cielo, se puoi contare. La risposta chiaramente è no. Sara partorisce nella vecchiaia. Tutto è filato secondo la logica umana, una logica che spesso è quella che cerca il e tutti vissero felici e contenti, happy ending, tutto finisce bene. Abramo, dammi Isacco, portalo a 3 giorni di cammino da qua, a dorso da Sina, mettilo su un altare di pietra che costruirai assieme a lui e uccidilo, perché no? Ma come, Signore? Ho aspettato tanto il figlio che tu mi hai dato da Sara ha avuto un miracolo ad avere un figlio nella sua vecchiezza. Tu hai promesso che c'è una storia e una discendenza che avrò tramite lui. Tu hai fatto il miracolo di farmela avere, hai detto che avevi un piano per lui. E ora, perché lo devo uccidere? Cosa fai quando la fede va oltre la logica umana? Cosa fai quando la logica di uomo o di donna vacilla perché non vedi? Abramo, anche l'ebreo, se voi lo rileggete, tenterà di mettere nel quadro tramite la sua logica umana e dice: boh, forse me lo resuscita, forse resusciterà, lo uccido e me lo resuscita. Cerca di mettere, di dare un senso a quello che senso non ha. Ma alla fine Abramo obbedisce. E obbedisce a prescindere, direbbe lui. Obbedisce non capendo. Non capisco ma mi ha detto. Non capisco ma mi ha detto. Obbedisce vedendo il contrasto tra la logica di Dio buono che dà la vita e l'illogica di un Dio che mi chiede la vita. Cosa fai allora quando sei sicuro che Dio ti sta dicendo una cosa ma non riesci a far quadrare il cerchio? Cosa fai quando sei in una situazione dove devi obbedire a un chiaro ordine di Dio ma quello sembra portarti dentro un baratro, dentro un buco che non ha più fondo? Hai un Isacco che sai che Dio ha voluto per te, un Isacco che può essere il tuo ministero, il tuo matrimonio felice, i tuoi figli, un'amicizia, la tua salute, il tuo lavoro, la tua chiesa, e a un certo punto all'improvviso Dio ti dice: dammela, la voglio. Perché?
Abramo commesso un peccato. Era una prova, era un test. Dio è il Dio della vita e non il Dio della morte. Ma sapete cosa disse Dio dopo che Abramo aveva predisposto tutto per sacrificare il suo figlio Isacco? Ora so che mi temi. Ora so che mi temi. Adesso so che mi temi. Più di ogni altra cosa Dio vuole sapere se lo temiamo, se abbiamo rispetto da Lui, se siamo pronti a fidarci ciecamente, se siamo pronti a lanciarci nel vuoto sicuri che le sue braccia ci prenderanno. E se ci fidiamo di una logica che non è la nostra, se ci fidiamo della logica sua, di Dio, se ci fidiamo di una logica che anzi cozza contro la nostra logica, che non è una logica, la logica umana, ma lo facciamo lo stesso per amore suo, in fede. Quando facciamo questo, allora Dio sa che può fidarsi, sa che può fidarsi. E allora a chi si fida Lui affida, a chi si fida Lui affida, affida grandi sogni, affida grandi progetti, affida grandi imprese, affinché la gloria non sia di chi si è affidato, ma la gloria torni a noi, al Signore, a Dio. Quarto principio: la fede costa. La fede costa. Cosa può mai costare la fede? Il brano lo dice. Per fede Noè condannò il mondo. Quanti ci saranno stati di quelli che l'avevano preso in giro, che quando hanno cominciato a vedere che l'acqua arrivava nel deserto, cominciava a salire, sono andati a bussare nell'arca: fammi entrare, siamo amici, siamo parenti, ti voglio bene, ti darò tutto quello che ho. Tutti gli altri li lasciò a terra e lui rimase solo con la sua famiglia. La fede, per fede i genitori di Mosè vinsero la paura e decisero di non buttare Mosè vivo nel fiume, perché dice era bello, l'avrebbero uccisi, sarebbero scoperto che non l'avevano fatto. Per fede Mosè deciso di essere maltrattato col suo popolo, perché non decise di non far valere il fatto che lui era il figlio della figlia del re, del faraone. Per fede Rahab nascose le spie in casa sua, con la possibilità di morire assieme a quando se l'avessero scoperto. Per fede molti anonimi cristiani che non sono nominati nel brano ma che sono citati morirono. Furono scherniti, furono frustati, furono incatenati, furono segati, finirono come carne da macello nei circhi per far divenire ricchi e opulenti romani. Essere obbediente a Dio non è un ombrello. Essere obbediente a Dio non è un ombrello. Dio mi ama, non mi farà soffrire. Dio mi ama, non mi farà soffrire. E non è neppure un essere raccomandato. Io ho fede, Dio mi benedice e mi dà quello che voglio io. Non funziona così. Non funziona così. Essere obbediente a Dio ha portato Cristo, colui che ha steso i cieli, a morire in croce. Questo porta la fede. Questo porta anche a sé. Però non voglio lasciarmi così, perché diciamo, mamma mia, è pesante stamattina, eh? Allora, voglio dirti che in tutte queste cose che possono sembrare un male, la fede ha un grande cosa positiva. La fede ha sempre un premio. La fede ha sempre. Un premio che a volte capita qua, nella terra delle ombre, e a volte capita, non capita qua.
A volte capita qua, Sara che riceve un figlio nella sua vecchiezza, nella sua vecchiaia. Il Mar Rosso che si apre davanti ai tuoi piedi. Le mura di Gerico che cadono dopo che hai gridato. Ma altre volte no. La fede non può contare. Chi ha fede finisce segato, abbandonato e in croce. Versetto 39. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza della loro fede, non attendero ciò che era stato promesso. C'era una promessa. Era stato promesso. Allora che c'è? Dio è bugiardo. Dio è bugiardo. Oppure è Dio di parte tra Isacco figlio e a chi figliastro? A quelli che ama li premia e a quelli che li ama ma un po' di meno non li premia? C'è una ricompensa vera alla mia fede? E se sì, quando c'è questa ricompensa? Vedete, la storia ha un senso soltanto quando leggiamo l'ultimo capitolo. La storia, tutta la storia del mondo ha un senso, avrà un senso leggendo l'ultimo capitolo della storia. In molti casi, quasi sempre, noi ci concentriamo sul penultimo capitolo della storia, questo, dove stiamo adesso noi, quello che stiamo vivendo. Per alcuni di noi sarà spiacevole questo penultimo capitolo, per altri sarà vittorioso. Ma se sono in Cristo, se sono nel suo patto, se sono assieme a Cristo, se ho accettato Cristo nella mia vita, l'ultimo capitolo è uguale a tutti. L'ultimo capitolo è uguale a tutti. Ma c'è un piano. Versetto 40. Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro raggiungessero la perfezione senza di noi. Loro, sta parlando di tutte le persone che ha citato nel brano Genesi, non hanno raggiunto la perfezione senza di noi. Di quale perfezione sta parlando? La seconda venuta, la Gerusalemme celeste. Cristo che ritorna e regna per sempre. L'ultimo capitolo non è ancora scritto, stiamo nel penultimo capitolo, ricordatelo. Questo è il penultimo capitolo. L'ultimo ancora deve essere scritto, è stato scritto, ma non è ancora iniziato. La perfezione, Cristo che torna a regnare, la seconda venuta, la Gerusalemme celeste, tutto questo deve ancora avvenire, avverrà. Ma non adesso, non adesso. E se tutto deve ancora avvenire, tutto questo deve ancora avvenire. Se noi come Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, non abbiamo ancora ottenuto tutto questo esattamente come loro, allora tutto questo che Dio ha promesso, Dio ha promesso tutto questo, tutto questo. Ciò significa che tu ed io, noi possiamo essere per le generazioni future di Mosè, di Davide, di Giosuè, di Abramo, attraverso la nostra fede, attraverso la mia fede e la tua fede. Noi possiamo essere coloro che porteranno altre persone. Ritorniamo concludendo all'immagine della catena. Che tipo di anello vuoi essere? Un anello debole? Un anello debole che si stacca. Che hai fede in quello che vede. Io lo vedo, ho fede. Ho fede quando vedo. C'era una persona, Tommaso, che disse: io non credo finché non metto il dito nel suo costato. Sei come Tommaso. Ma il debole Tommaso. Quando Gesù venne e aprì dicendo: ok, vieni qua, metti, ecco il costato che volevo fare, ecco dovevo mettere il dito. Cadde in ginocchio e disse: mio Signore, mio Dio,
legato a Cristo di nuovo. Vuoi essere un anello forte o un anello debole? Vuoi avere fede in quello che vedi o vuoi avere fede in quello che Dio vede? Tommaso capì, ebbe fede in quello che Dio vede. Gesù disse: beati quelli che hanno avuto fede senza aver veduto. Ultimo versetto. Or senza fede è impossibile piacere, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e ricompensa tutti quelli che lo cercano. Che tipo di anello può essere? Un anello forte che ha fede. È questo quello che cerca Cristo. Signore, grazie di tutta la schiera di persone che sono passate negli anni, nei secoli, nei millenni, di tutti quelli che hanno dato testimonianza, di tutti quelli che hanno avuto una fede forte anche senza vedere, di tutti gli Abramo, di tutti Mosè, di tutti Noè, di tutti i Davide, di tutte le persone che sono state in te fiduciosi che avrebbero tenuto senza vedere. Se tu che mi hai ascoltato, tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, prega nel tuo cuore queste parole assieme a me. Signore, io voglio essere un anello forte. Io voglio essere un anello forte, un anello che ha fede in ciò che tu vedi, non in quello che io vedo. Io so, Signore, che tu ci sei, che hai un piano. E io voglio fare, non pensare, voglio avere fede nel fare la tua fede in mezzo agli altri affinché sia testimonianza. Io voglio credere in ciò che tu mi riveli e voglio sviluppare il mio rapporto con te, leggendo la tua parola e pregandoti e parlandoti, perché tu mi riveli quello che è il futuro. E voglio cancellare la mia logica umana che vuole vedere per forza le cose prima di crederci. Lo so che questo mi costerà, ma io sono pronta a pagare il costo, Signore, perché so che la mia fede avrà un premio, che sia qua nel mondo delle ombre, là nel mondo perfetto dove è Gesù. Tutto questo te lo prego, Signore Gesù.